tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui per vedere i nuovi slime della Sbabam, che sono i Diamond Palmito Slime. Ne ho già fatto uno, come potete vedere qui, quindi ho già mescolato i vari componenti e questo potete trovarlo su Instagram. Infatti ho fatto il video lì, l'ho postato nelle storie e anche nel mio profilo. E vi lascio qui il mio nome Instagram se ancora non mi seguite, che è Jagayalove, così potete seguirmi anche lì. Partiamo da questo così vi faccio vedere com'è il risultato finale e poi andremo a fare insieme anche gli altri. Il prezzo è di 3,99€ l'uno e ci sono di vari colori. Infatti come vedete io ne ho qua uno fucsia, uno giallo arancione e uno di un rosso verde. Quello che mi manca, che devo prendere assolutamente, quello viola, che non ho ancora trovato, ma presto lo troverò. Iniziamo subito con questo che appunto ho già fatto. Allora, come componenti troviamo uno slime trasparente, uno slime sempre trasparente però colorato e uno slime trasparente leggermente colorato con i brillantini. Poi qui sopra abbiamo le nostre palline. E qui sotto, che non si vede, no, neanche da dietro, così lo potete intravedere, c'è una bustina con dei glitter a sorpresa. Infatti fuori c'è scritto scopri la decorazione segreta. In questo caso la decorazione segreta erano questi glitter tutti sbellucicosi e colorati. Ok, magari vi lascio qui una foto di com'era all'inizio. E poi sono andata a mescolare i vari slime. Quindi c'era quello trasparente in cui sono andata ad aggiungere solamente i glitter, che potete vedere anche qui, e il risultato è questo qui. Sono super maneggevoli e profumano. Vi devo dire la verità, questo tipo di slime mi piace molto di più rispetto a quelli vecchi tipo butter, ma perché semplicemente io adoro di più i clear slime, quindi mi piacciono molto di più questi. E questo era quello con i glitter, appunto. Poi c'è questo invece che era blu e io ci ho aggiunto semplicemente le palline. Vedete? È super elastico anche ed è una cosa, cioè è rilassantissimo perché è liscio ed è fantastico. Qui invece c'è stato un mix tra questi due, quindi appunto era con le palline e con i glitter leggermente blu. Qui invece ho aggiunto solamente le palline a quello che c'era qua, che era quello, beh sotto lo vedete bene, che era azzurro con trasparente con i brillantini azzurri. E infine c'è questo che ho mescolato, questo blu assieme a questo qui, quindi questo qua è il risultato di questi due messi assieme e anche questo è super fantastico. Allora, il più bello di questi secondo me è questo qua, perché mi piace un sacco per il colore e per le palline che ci sono dentro, però come consistenza questo è bellissimo perché ha glitter in mezzo ed essendo trasparente fa un effetto che è veramente stupendo. E adesso andiamo ad aprirne uno assieme. Direi di provare quello fucsia, così andiamo anche a farlo assieme qui. Vado a togliere lo scotch che c'è intorno come sicurezza. Ecco, e andiamo ad aprirlo. Allora, c'è un po' di slime attaccato nel coperchio perché se non sta dritto ovviamente lo slime inizia a espandersi ovunque. Questo colore io lo adoro, è troppo bello, e qua però vediamo che è stato un po' contaminato leggermente quello trasparente da glitter. Vabbè, lo stesso, tanto dopo li andremo comunque a mescolare. Tra l'altro è in tinta anche con le mie unghie, quindi fantastico. Vado ad aprire le palline, queste qua, dove c'è attaccato anche un po' di slime, e questo profuma tantissimo di rosa, infatti si sente un sacco che sa di rosa ed è un profumo che sinceramente a me piace un sacco. Quindi qua abbiamo le nostre palline e adesso scopriamo la decorazione segreta che è nascosta qui dentro. Vediamo un po' cos'è. Sono dei cuoricini rossi che andiamo a mettere qua dentro. Ed ecco qua, quindi adesso siamo pronti per mescolare i nostri slime con i vari componenti, quindi con le palline e i cuoricini, e poi andare magari a mixarli tra di loro. Allora, iniziamo da questo. All'inizio è un po' difficoltoso maneggiarlo perché si romperà facilmente,
Ma vedete che quando lo andate a scaldare con le mani, poi diventa super maneggevole. Vedete che all'inizio si sfalda un po', però comunque, cioè, guardate, è super clear, cioè, è stratrasparente, un sacco, cioè, si vedono le mie unghie sotto. E andiamo a prendere un po' di cuori, stando attenti a non mescolarli con gli altri slime. Ok, una volta che si sono abbastanza agglomerati, qua ne ho lasciati un po' per anche gli altri, andiamo a fare il secondo slime. Apro questo così prendo appunto da quello che ho fatto ieri. Ok, come prossimo andiamo a mescolare questo con le palline. Quindi vado a prenderlo. E questo secondo me è uno dei più belli perché ha i glitter, però è sempre un clear slime, leggermente colorato. Allora vado a prendere un po' di palline. E un po' ne lascio perché poi le andrò a mettere qui dentro. Questo è il risultato. Poi ovviamente voi potete mescolarli come più preferite. Io ultimamente faccio così perché vedo che poi mescolandoli vengono bene. E lo mettiamo qua da parte. Intanto lo lasciamo qui così. Dopo lo andremo a mescolare anche con gli altri. Allora, sono andata ad aggiungere anche tutti i cuoricini che c'erano nello slime, quello trasparente di prima. Ora non ci rimane che prendere questo slime qui, fucsia bellissimo, e andarlo a riempire di palline. Dopodiché andremo a unire i vari slime. Quindi, intanto vado a raccogliere tutte le palline, ve lo faccio vedere in tutta la sua bellezza. Praticamente è fucsia uguale alle mie unghie, è un fucsia rosso ed è strepitoso perché è sempre clear, però è super bello come colore. E vado a prendere le palline e a mescolarle all'interno. Ok, una volta unite tutte le palline, è così, una specie di crunchy clear slime, perché appunto ha le palline all'interno, però non fa molto rumore, tipo crunch. E ora andiamo a unirli assieme. Quindi andrò ad unire questi due e poi questi due. Prendiamo prima questo, prendiamo un pezzettino, ok. Questo lo lasciamo qua e andiamo a prendere un pezzettino di questo con tutti i cuoricini e andiamo ad unirli. Ecco, uniti otterrete una cosa del genere, quindi avete lo slime che è semi-trasparente perché è leggermente un po' rosa glitterato e dentro avete tutte le palline e i cuoricini. Non stanno tantissimo attaccati perché appunto lo slime è poco e le decorazioni sono tante. Quindi, come giocabilità, direi che gli altri due, questo specialmente quello con le palline così semplice, sono un po' più pratici. Ma comunque basta andare a, parte sulle mie mani, ma basta andare a recuperare le varie cose e ritorna come era prima. Successivamente andiamo a prendere sempre un pezzettino di questo qui e lo andiamo a mescolare con questo qui. Quindi vado prima a togliermi tutti i cuoricini che ho sulle mani, se no lo sporchiamo subito. E prendiamo un pezzo di questo, non troppo perché a me questo piace tanto così com'è. E vado a prendere un pezzettino anche di questo qua sotto. Io in ogni caso ci vado ad aggiungere anche un pezzo di questo, così facciamo un mix di tutti e tre e vado a mescolarli tutti assieme. Ed eccolo qui. Allora, è leggermente più scuro dell'altro perché appunto c'è il colore di questo, però è stato super divertente mescolarlo e soprattutto anche giocarci adesso, vedete che comunque non perde così tanto materiale. Ne perde ancora, però non così tanto come l'altro. E quindi questo appunto è il risultato. Trovo che sia bellissimo. Uno degli slime che mi piace di più, appunto, è il clear, come vi dicevo. E questo ha una consistenza abbastanza buona. Mi piacciono molto di più anche degli altri, quelli che aveva fatto uscire la Sbavamma tempo fa, che erano i butter slime. Questi li preferisco notevolmente, sia per la consistenza che per i colori che hanno fatto, che anche per la giocabilità, perché possiamo divertirci a unirli, mescolarli come più ci piace. Come più ci piace. Inoltre hanno anche una vena bouncy, vedete che rimbalza. E niente, li trovo assolutamente fantastici. Questi veramente mi piacciono un sacco. Quindi questo è lo slime che abbiamo fatto oggi. Diciamo che l'abbiamo decorato oggi più che altro perché lo slime era già fatto.
Direi che per 3,99€ non è un prezzo così eccessivo, si può fare perché comunque è molto divertente, molto giocabile. Per evitare di far durare eccessivamente il video andremo ad aprire gli altri in un prossimo video, magari uno lo apro anche direttamente su Instagram, così da non far diventare questo video esageratamente lungo. E fatemi sapere se li avete già acquistati e che colore avete comprato. Io, come vi dicevo, devo assolutamente trovare quello viola perché è troppo bello da quello che ho visto. E nulla, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti per non perdere i prossimi video e vi mando un bacio al prossimo video. Ciao!